Direttore Varotti, tanti volti, nomi noti in questo programma che si spalma tra luglio e agosto. Sì, abbiamo accettato la proposta del Comune di modificare la nostra originaria proposta di turismo in festa. Per anni erano 7 serate, tutte nel mese di luglio. Il Comune ci aveva sollecitato a modificare l'impostazione e quindi farne alcune a luglio e alcune in agosto. Quindi quest'anno sono 8 serate e cominciamo con il botto perché abbiamo il concerto di Filippo Graziani che canta Ivan e poi proseguiamo con tributi a importanti artisti nazionali e internazionali. Ricordo il tributo a Vasco Rossi che chiude proprio la nostra rassegna il 6 di agosto. Abbiamo un tributo a Lucio Dalla il 9 di luglio da un gruppo composto da 11 persone tra musicisti, cantanti, coro e narratore, perché ci sarà anche una persona che narrerà un po' la storia di Lucio Dalla e delle varie canzoni. Abbiamo voluto poi, come sempre, cercare di accontentare un po' tutti i gusti, per cui abbiamo una giornata, quella del 7 di luglio, dedicata un po' alla musica anni 50, Boogie Woogie, che qui è un gruppo molto interessante, sono 3 musicisti e una cantante donna. L'8 di luglio abbiamo invece un gruppo completamente femminile che fanno chanson d'amour, quindi canzoni cantate da donne, hit internazionali, italiane e internazionali, cantate da donne. Agosto incominciamo il 3 con Mosaico Folkestra, che sono gli autori delle canzoni dei Nomadi. Abbiamo un tributo importantissimo a Elton John con un cantante italo-australiano, ritorna a Gabice Mare poi Stefano Ligi. Questa manifestazione è stata molto conosciuta in tutta la Riviera perché abbiamo dei turisti che per venire turismo in festa vengono anche da Cesenatico. La storia è che 7 giorni prima era 7 giorni di musica, continua musica, tutte le sere diverse. E questo ha fatto proprio scalpore su tutta la Riviera. Quest'anno per noi tornare in 2 pezzi di 4 giorni a luglio, 4 giorni in agosto e con dei nomi molto conosciuti che penso che già conoscete tutti e tornare alle origini, perché col Covid e tutto era stato un po' lasciato ai margini questo turismo in festa, sta ritornando e prende il vigore. Diciamo che questo progetto ritorna a Gabice, sono estremamente contento che Confcommercio l'abbia riportato dove era nato turismo in festa, quindi devo ringraziare Confcommercio, l'ente bilaterale, noi come comune partecipiamo, quindi tutti gli attori in causa sono tutti stimolati da queste iniziative. Commercio ci troviamo fra amici perché lavoriamo per il territorio, lavoriamo per le nostre zone e quindi siamo sempre partecipi e contenti di poter contribuire all'organizzazione di questi eventi, che sono eventi importanti perché coinvolgono le persone, coinvolgono i turisti, coinvolgono gli albergatori e cercano di aprire delle nuove strade.